Il 2 novembre si avvicina e, come ogni anno, tutti i cimiteri vengono presi d'assalto per portare un fiore sulla tomba dei nostri cari. Un appuntamento che si rispetta anche a Sassari, dove già da qualche giorno in tanti si riversano fra i viali del cimitero cittadino. Fiori, piante, ma anche piccoli oggetti lasciati come dono a chi ci ha preceduto e ci sorride da foto a colori, in bianco e nero e persino sbiadite dal tempo. E sui fiori, di solito, non si risparmia. Ma diciamo che rispetto all'anno scorso sta andando abbastanza bene, diciamo che la gente è più concentrata la mattina, il pomeriggio si lavorica un po' di meno, però diciamo che tutto sommato dai, ci si può lamentare. Il fiore più gettonato in questo periodo è generalmente il gladiolo e l'ilium, sono quelli alle gerbere, sono quelli più gettonati tra tutti, però si ricerca anche un qualcosa di economico, però che sia originale. Dietro a quelle lapidi si nascondono storie, ci sono vite passate che riemergono anche semplicemente attraverso il colore di un fiore. Sì, generalmente il bianco laddove si tratta di bambini e un po' il rosso perché ricorda la memoria del defunto che metteva solo ed esclusivamente i fiori rossi, ecco. L'unico neo in un cimitero adornato di fiori e piante, recentemente riqualificato, è la scarsa portata dell'acqua che sgorga dai rubinetti, che specie in questo periodo si fa sentire maggiormente.